Sì, a questo evento in corso di svolgimento a Roma, saluto chi ci sta seguendo in collegamento su streaming, un evento dedicato al paziente con malattie onco-ematologiche e questo primo pomeriggio è dedicato alla leucemia mieloide cronica. Faremo una cosa molto sintetica, poi ci sarà spazio per alcune domande da parte di chi ce lo invia con le risposte dei relatori. Allora, comincio con Fabrizio Pane, presidente della Società Italiana di Ematologia. Ci sono stati miglioramenti terapeutici significativi negli ultimi anni in questo campo, negli ultimi 10 anni? Sicuramente i progressi sono stati, ci sono stati molto molto significativi, tanto che si suole dire che la leucemia mieloide cronica è un po' una patologia che funge da modello per la nuova terapia dei tumori umani. Quello che abbiamo sentito nella sessione di questa mattina, o anche che poi sentiremo dopo, non ci sarebbe stato se nella leucemia mieloide cronica una possibilità, cioè quella di andare a disegnare un farmaco che agisce sul difetto genetico che individuato nella malattia, nelle cellule di questa malattia, si fosse tramutato in un tale eclatante risultato clinico, sicuramente non avremmo tutta la nuova era della terapia in campo oncologico. Ma volevo fare un piccolo salto indietro, perché probabilmente, anzi in questo momento direi sicuramente, quando si parla di leucemia mieloide cronica, nessuno si preoccupa più, si dice: ah, ok, c'è una malattia, la curiamo e basta. Ma facendo un salto indietro, e non tanto indietro, perché qua siamo al 1999, vediamo che, quindi prima di questa classe di farmaci chiamati TKI, cioè inibitori di tirosinchinasi, la malattia esordiva prevalentemente con una fase cronica, quindi con una malattia che non aveva caratteristiche così aggressive, ma inesorabilmente, dopo un tempo anche di 10 anni, ma inesorabilmente, si passava a fasi più avanzate che inevitabilmente si concludevano con la morte del malato, tenendo anche conto che qualche volta poi la fase cronica poteva durare anche di meno, al meglio delle cure, non è la storia naturale, al meglio delle cure del 99. Attualmente è tutto cambiato, perché questo meccanismo fino al 1999 poteva essere bloccato, questa freccia gialla, dal trapianto di midollo, che è un trattamento importante, gravato anche da possibili effetti collaterali. Tutto sommato, se noi andiamo a mettere insieme tutti i dati di efficacia terapeutica in termini di probabilità di sopravvivenza, quindi passando dagli anni 80, quindi la curva azzurro scuro al tempo attuale, vedete come la probabilità di sopravvivenza dei pazienti è drammaticamente aumentata in veramente poco tempo. Quindi passando dal busulfano, il primo farmaco che aveva una certa efficacia, certamente non selettiva nei confronti della malattia, ai nuovi farmaci biologici, lo scenario è cambiato completamente. Quindi non si tratta innanzitutto di farmaci chemioterapici, sono dei farmaci che agiscono, come abbiamo detto, su un bersaglio molecolare, e l'effetto che è osservato nei pazienti è effettivamente drammatico, cioè la mortalità si è ridotta in una maniera eclatante. Questi sono dati che devo alla cortesia di tutto il gruppo GMEMA e al professore Baccarani, che è il chairman del Working Party, che dimostra come negli anni 2000, impiegando su un gruppo numericamente significativo di pazienti, circa 600, questo tipo di nuovi farmaci, vedete che la probabilità di sopravvivenza è superiore al 9% a 72 anni, ma stiamo parlando di una probabilità globale in cui vanno inserite anche morti per altre cause. Quindi effettivamente
è una malattia che è diventata altamente curabile. La curva rossa perché ve la faccio vedere? Perché rappresenta la probabilità però di avere qualche episodio, un qualsiasi tipo di episodio, anche solo un cambio di trattamento. Quindi se è vero che abbiamo dei farmaci molto efficaci, è altrettanto vero che in un terzo dei pazienti prima o poi è necessario sostituirli. Quindi esistono delle regole di sostituzione ed effettivamente noi ora abbiamo a disposizione, e questo è ancora un dato che possiamo guardare con tutta soddisfazione, abbiamo nell'armamentario terapeutico da scegliere per l'inizio del trattamento tre possibili farmaci e addirittura cinque per la seconda linea da utilizzare in pazienti che per esempio hanno anche una singola intolleranza al farmaco. Avere molte scelte è rassicurante per il paziente, non ne parliamo proprio, ma sicuramente per il medico. Se hai una sola scelta o ti va bene o ti va male. Mentre invece lo stato della situazione in questo momento è di avere parecchie scelte. Le nuove scelte sono anche più efficaci, non voglio scendere nel dettaglio di questo numero, vi faccio sempre di questa tabella molto popolata di numeri, ma vi faccio vedere che queste MR4, MR4-5 significa delle risposte veramente molto accentuate in termini di piccola massa leucemica residua. E che significa, e mi fermo, che i pazienti che hanno una ottima risposta al trattamento possono in questo momento anche interromperlo, quindi essere effettivamente guariti, cioè sopravvivere senza ricomparsa della malattia alla sospensione del trattamento, che almeno in una maniera provvisoria noi chiamiamo una guarigione operazionale. E mi fermo. Grazie, bravissimo. Allora, Felice Bombaci, dal punto di vista del paziente, 10 anni, cosa è cambiato a livello allora, di qualità della vita? La mia storia comincia nel 2000 proprio, quello che ha percorso dal punto di vista scientifico il professor Pane è la mia storia personale. Io ho cominciato con una prognosi di mieloide cronica dove la speranza di vita era dai 4 ai 5 anni se non avesse attecchito il trapianto. Non ho fatto il trapianto, è arrivato l'imatinib, l'ho cercato, l'ho voluto, sono entrato nell'IRIS e poi ho seguito il percorso. Per cui cos'è successo in questi anni? Che proprio per il paziente all'inizio una speranza, un qualcosa che ti allontana da un rischio maggiore che poteva essere all'epoca il trapianto. Non si sapeva che avrebbe funzionato, chissà come. E poi man mano cominciano ad arrivare altri farmaci, comincia a vedere che la sopravvivenza continua. Le analisi molecolari che si sviluppano e che riescono ad essere sempre più precise e approfondite, che riescono a valutare la malattia minima residua, mi ritrovo ad avere oggi a stare senza terapia. Sono 2 anni che io ho interrotto la terapia, non io, in accordo con i medici, ho interrotto la terapia e quindi è anche possibile con questa patologia, con questi farmaci mirati, quella che si parlava stamattina di medicina personalizzata, target therapy, perché oggi in questa patologia si può parlare quasi di medicina personalizzata, perché abbiamo quasi un farmaco per ognuno, quasi in funzione delle caratteristiche personali, delle comorbidità. Questo è significato che la cronicità è diventata vera, quel termine cronico era un termine vecchio che però voleva dire solo che stava per un certo tempo latente. Oggi è diventato vero quel termine, ma è diventato vero al punto che io ho potuto ho continuato a lavorare. Io da quando ho cominciato la cura con i imatinib non ho avuto problemi a mantenere il posto di lavoro, a lavorare, a essere produttivo. E allora perché non mettere in piedi un gruppo pazienti? Ed ecco che con l'AIL abbiamo costituito un gruppo pazienti di cui nella slide vedete anche i riferimenti per coloro che volessero far parte di questo gruppo, è praticamente un gruppo di auto e mutuo aiuto che ha l'idea di aiutare i pazienti, si chiama GAP LMC, gruppo AIL pazienti LMC, proprio per il significato del gap, di colmare quel gap, perché ancora oggi sentirsi dire hai una leucemia mieloide cronica, stia tranquillo però è fortunato, e comunque il paziente sente quella parola magica, leucemia che vuol dire morte, per cui dobbiamo comunque parlare con i pazienti per raccontare che questo, dare l'esempio, far vedere che si vive, che è vero quei numeri, che si può vivere e si vive bene, senza ansia. E nello stesso tempo bisogna far sì
che i pazienti che da lungo tempo prendono questa terapia non dimenticano che comunque è un tumore, una malattia a prognosi che può diventare cattiva, no? Può riemergere, e quindi è necessaria l'aderenza. Come gruppi pazienti a livello internazionale abbiamo fatto anche degli studi su questo, e l'aderenza è scioccante, ma 2 pazienti su 10 non prendono il farmaco in modo deliberatamente. C'è anche da dire che in Italia siamo fortunati, il sistema sanitario nazionale ci passa tutti questi farmaci. Qualche difficoltà per ottenerli, perché certe cose ci vogliono 24 mesi, le regioni, tutta questa disparità che non entro nemmeno, ne abbiamo già parlato stamattina, i problemi sono sempre quelli. Non è possibile avere un sistema sanitario diverso, cioè nascere da una parte vuol dire non avere il diritto e dall'altra sì. Comunque questi sono temi che noi come gruppo pazienti cerchiamo di indirizzare come advocacy. E abbiamo anche cercato di mettere in piedi per esempio un progetto tipo Euriclea per ripetere al centro anche la figura, ci stiamo lavorando col professor Pane per esempio, come SIE, per rimettere al centro anche l'infermiere, per far sì che questi pazienti che aumentino e che comunque hanno bisogno di, perché si invecchia grazie a Dio, e quindi oggi saremo 16.000 vivi in Italia con questa patologia, perché l'incidenza di 1 migliaio di persone all'anno vengono diagnosticate, e quindi non siamo tanti, però cresceremo. E quindi invadiamo gli ambulatori, abbiamo le comorbidità, si invecchia, si può avere bambini oggi, si può parlare di vita, non si interrompono più i progetti di vita, è cambiato tutto, e in questa patologia è diventata l'esempio per molte altre. Va bene, grazie. Poi se c'è tempo vorrei tornare su questo 2% di pazienti che non aderiscono deliberatamente alla terapia. Allora, Gian Antonio Rosti, a sentire i pazienti, insomma, c'è già molta soddisfazione, ma che cosa c'è all'orizzonte e in che cosa si possono migliorare ancora queste terapie? Di che c'è bisogno e che cosa sta arrivando? Cosa sta arrivando? Sta arrivando questo. Che grazie alle cure la prevalenza della malattia aumenta in tutto il mondo che ha a disposizione questi farmaci. Questa non è una novità, ma questi numeri naturalmente fanno riflettere una prevalenza di casi, questi sono gli Stati Uniti, che è data praticamente in raddoppio tra il 2010 e il 2030. Quindi ci saranno tanti pazienti in più che vivono con la leucemia mielodia cronica grazie a questi 5 farmaci di cui Fabrizio Pane ha parlato. Quindi nel futuro la prima cosa è, ed è anche il passato, il presente, è quello di fare buon uso di questi farmaci, e credo che in Italia, grazie a GMEMA, grazie all'ABNEM, grazie alle attività dei clinici di biologia molecolari, non dobbiamo invidiare niente a nessuno. Questo non lo dico da nazionalista quale sono, credo, spero, nazionalista intelligente, non nazionalista militarista, perché conosco bene la realtà anche di altri paesi. E quindi questo è una laude che ci possiamo fare tutti, società scientifiche, parti politiche, amministrative, associazioni pazienti e quant'altro. Detto ciò, il futuro è questa diapositiva che avete già visto un'altra volta, che è stata la più presentata negli anni passati, vale a dire la possibilità di interrompere la terapia in un numero sempre più crescente di pazienti. Le novità nella leucemia mielodia cronica non impiegano 3 giorni, neanche 3 mesi, ma forse 3-4 anni, perché per consolidare i risultati e vedere nuove prospettive, questo è il tempo che ci vuole. Pensare a questo soltanto nel 2007, 2008, 2009 era considerata follia, era considerata mettere a repentaglio la vita del paziente, quindi è una cosa che è cambiata in modo drammatico. Questa è soltanto una lista, forse non esaustiva, di tutti gli studi che ci sono in corso, già presentati a congressi scientifici o che saranno presentati, che riguardano appunto la discontinuazione della terapia. Sono studi dell'investigatore, cioè spontanei, sono studi delle aziende, e vorrei sottolinearne 2 come novità che sono in giallo, non so se si veda bene. Uno si chiama Euroski ed è uno studio di Euroleukemianet, che è un network di ricerca clinica e biologica a livello europeo, e
questo studio verrà presentato in modo formale e completo al prossimo congresso europeo e riguarda pazienti trattati con imatinib. L'altro per cui c'è attesa è uno studio, dello studio di un'azienda che è Novartis, si chiama NS Freedom, e per la prima volta presenterà a Copenaghen fra 15-20 giorni i risultati della interruzione della terapia in pazienti che sono stati trattati con farmaci di generazione più recente, per vedere appunto che differenza c'è in termini di durata di risposta e mantenimento della stessa. Tutti proiettati appunto verso questo obiettivo. Le domande che per il futuro ci stiamo facendo sono: è l'imatinib il farmaco ideale per un paziente che abbia il desiderio di interrompere la terapia? E dietro questo desiderio ci sarebbero 10 minuti, perché non tutti desiderano interromperlo e per non tutti c'è l'indicazione a farlo. Oppure sono farmaci più recenti. L'unico confronto possibile al momento è questo di un grande studio che ha poi documentato come il nilotinib fosse superiore all'imatinib per quanto riguarda le risposte profonde in particolare, che dice molto molto sinteticamente che sulla base dei dati disponibili, iniziando il nilotinib e in questo caso avvicino l'altro farmaco per il quale non c'è uno studio formale ma che ha dato sostanzialmente gli stessi risultati, che si chiama dasatinib, ho maggiori probabilità teoriche di portare pazienti in discontinuazione. Tutto questo deve essere naturalmente dimostrato e non so se Fabrizio mi dà il, o Fabrizio ne parlerà dopo, dello studio che sta partendo, partirà, non ne, ne posso, mi dai delega, il PI mi dà delega, il primo studio che sta partendo e che dovrà dare questa risposta, cioè in modo specifico, se sia l'imatinib o il nilotinib il farmaco migliore, se il mio desiderio è quello un domani di interrompere la terapia, è uno studio che si chiama Sustrenim, noi ci inventiamo questi acronimi che sono del tutto così, però adesso c'è questa moda dell'acronimo, questo si chiama Sustrenim e non lo srotolo, ma comunque confronterà imatinib e nilotinib, ed è uno studio del GMEMA assieme al Working Party a cui si associano altre istituzioni nord europee. Quindi questa è una grande domanda. Poi sempre in quel campo lì, perché l'obiettivo cura della malattia, la possiamo curare nel senso vero del termine, in modo definitivo sì o no. Nelle pipeline delle aziende farmaceutiche, ci sono i laboratori di ricerca, ci sono tanti farmaci che hanno un obiettivo comune, li vedete elencati lì sotto l'interferone, che è quello di colpire in qualche modo la cellula staminale per arrivare a uccidere l'ultima cellula, la sintetizzo così. È un commento tanto generico quanto breve, quindi probabilmente impreciso. Credo che la maggior parte di quei farmaci che vedete elencati lì sotto l'interferone non arriveranno mai sulla scena clinica, per una serie di motivi piuttosto lunga da spiegare, differenziati. Mentre invece l'interferone, che è il vecchio farmaco di provata efficacia quando altro non c'era nella leucemia mieloide cronica, potrebbe in teoria tornare utile in futuro. Queste due diapositive, questa e la successiva, dicono in modo percettivo che ci sono delle vie di mantenimento della leucemia che sono squisitamente legate all'azione degli inibitori del tirosinochinasi ed altre in cui l'interferone, grazie alla sua efficacia come agente immunologico, può dare una sinergia marcata. C'è un grande studio della grande Germania. Prego. Io finisco, mi dà un minuto? Sì, anche perché questa parte è stata sommata alla precedente. Ah, va bene, allora sì. Quindi abbiamo recuperato tempo per questo, nella successiva non ci sarà. Visto che le novità terapeutiche e le aspettative per il futuro erano legate assieme in modo stretto, non l'hanno informata. Quindi la grande Germania che sta procedendo a questo studio prospettico in cui i farmaci tradizionali, gli inibitori delle tirosinochinasi, in questo caso il nilotinib, sono associate o meno all'interferone. Di nuovo, questo è uno studio bellissimo, ci vorranno altri 5-6 anni per vedere le differenze, se ce ne saranno, e poi capiremo se l'interferone un domani tornerà nei nostri ambulatori oppure no. Al momento è un punto interrogativo.
La novità che secondo me più interessante è questo farmaco che si chiama ABL001. È un inibitore allosterico. Perché è interessante? Perché per la prima volta questo farmaco, che è di Novartis, colpisce la cellula malata, la proteina malata, in un punto diverso rispetto agli inibitori. Lì vedete in azzurro, in questo caso il nilotinib, ma in quella tasca si attaccano tutti gli inibitori che stiamo usando, mentre in rosso c'è questo inibitore miristolico che ha sostanzialmente due caratteristiche fondamentali. La prima di essere estremamente efficace, estremamente selettivo per quella tasca, ma di avere bisogno anche dell'azione di un inibitore in associazione per svolgere la sua funzione. È un bellissimo cartoon che dice come questa funzione di inibizione di questa via importante nel sano sia mantenuta, si perda con la malattia, con la presenza del cromosoma di Filadelfia e la proteina 210, e non spegnere quella via si fa un gran favore alla cellula leucemica. Questa semplificazione grafica dice che ABL001 si attacca in quella taschina che è rimasta vuota e riporta la situazione a una condizione fisiologica. Ci sono aspettative, questo farmaco potrà essere usato in associazione con tutti gli inibitori disponibili e andrà sempre, e finisco, nella direzione che lei mi ha chiesto, qual è il futuro della terapia della leucemia mieloide cronica. Felice Bombaci, ti richiamo in causa rivolgendoti la domanda inviata da un paziente. Sono un paziente in remissione, posso chiedere a Bombaci quali sono stati i suoi problemi al rientro dal lavoro? Allora, io personalmente non ho mai avuto problemi col lavoro, perché io ho continuato a lavorare anche quando facevo l'interferone, quindi all'inizio della terapia. Però so che ci sono degli amici che condividono la loro esperienza sul forum e posso raccontare questa, che praticamente ci sono due casi opposti. C'è chi ha degli effetti collaterali, perché abbiamo detto che queste terapie sono ottime e funzionano in una certa percentuale molto alta di pazienti, ma c'è una fetta di questi pazienti che hanno dei problemi, non rispondono bene a queste terapie, hanno degli effetti collaterali che creano problemi col lavoro, con l'attività lavorativa, per cui devono chiedere dei part time, perché hanno dei problemi dovuti, non so, la maestra d'asilo nido che deve alzare e prendere questi bambini, ne ha tanti, mi telefona, dice come faccio, ho diritto, non ho diritto a questo tipo di sospensione. E sicuramente però il mondo del lavoro, lo stigma che sei un malato e che eri un malato di cancro te l'hanno dato. Io carriera non ne ho più fatto, mi hanno congelato a quello che era nel momento in cui io sono stato dichiarato, ho dichiarato di essere malato. Non ho mai detto che volevo delle agevolazioni, però un'azienda non investe più su di te perché hai finito. L'azienda è pubblica, privata? L'azienda è privata. Non voglio fare i nomi, ma è una delle grosse aziende manufatturiere automobilistiche italiane. Praticamente, tu non sei più una persona su cui poi avevo 41 anni, ero in piena carriera. Quindi questo è un problema che ti porti, però su cui non c'è una soluzione. L'altro problema è che invece ritorni al mondo del lavoro e vogliono patenti speciali, ti trovi con la burocrazia che un mutuo non te lo possono dare. Qui ci sono anche gli effetti opposti, non solo i diritti, ma i diritti negati. Perché dice, ma tu sei un malato oncologico, quindi non puoi avere la patente normale. Infatti dovrò andare a litigare il prossimo anno, come ho già fatto 10 anni fa, e ho ottenuto il rinnovo a 10 anni. Perché è mutuo, il mutuo per diritto forse te lo danno, però l'assicurazione che ti chiedono, o se fai un'assicurazione sulla vita, diventa un problema. E quindi è controversa la cosa da tutti e due gli aspetti, no? C'è chi ha bisogno dell'invalidità, della 104, c'è chi invece ha bisogno di rientrare al lavoro a tutti gli effetti. Noi facciamo parte di coloro che all'INPS non costano più, perché ritorniamo a essere attivi, facciamo parte del PIL, concorriamo a produrre il PIL, ma questo il sistema nazionale non lo recepisce. Da un lato ti mette il bollo di malato e quello ti resta.
Giacobini, sempre dalla parte del malato, cura un, che è un portale, un sito dedicato alla disabilità al rientro del lavoro, nel mondo del lavoro? Sì, ecco. Il sito servizio è endirex.org, si occupa prevalentemente di agevolazioni rivolte alle persone con disabilità. È molto accattivante. Quali sono? Sì, si collega benissimo l'argomento, no? Sì, è uno dei temi forti e trasversali a tutta la disabilità, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue connotazioni. È molto accattivante il tema che ha avanzato evidentemente Felice Bombaci e che è legato al conservare il posto di lavoro. Ma direi va ricordato che le persone che hanno una diagnosi su cui la medicina, la ricerca ha fatto dei passi giganteschi, sono veramente sorpreso dai dati che non conoscevo. Ma, cioè rientrano nel mondo del lavoro? Ed entrano e rimangono nel mondo del lavoro. Queste persone rimangono nel mondo del lavoro, oltre ad essere pazienti, continuano ad essere persone con il loro progetto di vita che non può essere in qualche modo compresso da altro. Nell'ambito del posto di lavoro le patologie oncologiche hanno rappresentato per prime, diciamo, la punta di diamante per tentare di scalzare e scardinare alcune rigidità del mondo del lavoro, no? Per cui ad esempio la questione delle mansioni lavorative assegnate è un diritto di tutti i lavoratori, ancor più se affetti da una patologia, da una menomazione temporanea, limitata ed altro, di chiedere la revisione delle mansioni assegnate. È un diritto che hanno tutti i lavoratori, lo possono richiedere attivandolo attraverso il medico competente dell'azienda e chiedere che su una base ovviamente sanitaria di certificazione di valutazione che non venga assegnata quella specifica mansione, come quella di sollevare pesi, ma potrebbero essere molto diverse. Un malato, cioè un ex malato di leucemia mieloide cronica, quale può essere un posto non compatibile? Attenzione, una mansione più che una mansione non compatibile. Mi si parlava dell'ipotesi di alzare pesi nella fase, soprattutto questo me lo confermeranno i medici dopo, faccio l'esempio operativo in sede, in azienda, quello di sollevare pesi, quello di sollevare carichi, il sovraffaticamento, la persona, il lavoratore può richiedere, abbiamo l'articolo 32, quindi la questione della tutela della salute e poi prima lo statuto dei lavoratori e poi tutta la revisione che tutela innanzitutto la salute del lavoratore. Quindi c'è il diritto a cambiare mansione. Può chiedere di cambiare mansione e opportunamente gli viene cambiata mansione se disponibile a parità di stipendio originale ovviamente. È chiaro che si possono innescare nell'azienda quei meccanismi, talvolta subdoli, che non hanno nulla a che vedere con la normativa, di esclusione oppure di confinamento oppure di negazione all'avanzamento della carriera, eccetera. Ma sono trasversali al mondo del lavoro. Purtroppo non riguardano solo una situazione di patologia oncologica o di leucemia, ma riguardano anche le donne lavoratrici, le donne che vanno in maternità e così via. Okay. Non vorrei fare digressioni, ma è un problema di elasticità e di flessibilità del lavoro con cui ci scontriamo e si scontrano in molti e che assume una connotazione particolare. L'altro aspetto è la possibilità per un paziente oncologico, per una persona con patologie oncologiche, che anche qui è stato punta di diamante il movimento delle persone con malattie oncologiche, perché è stato esteso anche ad altri gravi disabilità questa opportunità, cioè la possibilità di passare al part-time. È in questo caso un diritto soggettivo, non è una concessione dell'azienda. Il part-time può essere richiesto da tutti in qualsiasi momento ed è facoltà dell'azienda, se possibile, concederlo.
Per i malati oncologici, per i pazienti oncologici, per le persone con gravi disabilità, questo è un diritto soggettivo. Possono richiederlo e hanno il diritto di ottenerlo, non solo, ma anche di ritornare al posto di lavoro originario quando lo decida, quando è passata magari una fase di particolare acuzie o una fase di particolare pesantezza negli effetti collaterali della patologia. Ecco, stiamo attenti anche alle assenze per malattia. Le assenze per malattia anche prolungate sono ovviamente indennizzate. In linea generale il lavoratore ha diritto di conservare il suo posto di lavoro per un periodo che è stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Cioè ogni contratto collettivo nazionale di lavoro prevede il massimo di assenza per malattia. Questo periodo che si chiama di comporto ha chiaramente una durata variabile da contratto a contratto, ma stiamo tentando di andare verso una direzione complessiva. Attenzione, e io ripeto, gli strumenti di, in termini di agevolazione, in termini vanno usati, e qui mi fermo perché proprio credo di preferire dare uno stimolo, tutte le agevolazioni, i benefici vanno conosciuti, cioè è molto, molto buono che ci sia un gruppo di auto mutuo aiuto anche in questa direzione, vanno usati veramente davvero in funzione del mantenimento del proprio progetto di vita, della propria idea di vita che si ha e che non si può accantonare o far accantonare da qualcun altro semplicemente in base a una diagnosi che in questo caso molto spesso sta diventando sempre più fausta. Grazie. Allora Fabrizio Pane, anche in questo caso colgo lo spunto da una domanda da parte di un'associazione che riguarda la sospensione della terapia e le prospettive di guarigione. E in particolare chiede perché non si riesce a fare un protocollo di sospensione del Glivec anche per i malati in remissione completa da più di 5 anni, si lascia nel vuoto legislativo la responsabilità sui pazienti e relativi medici a danno anche delle casse del sistema sanitario nazionale del servizio. È un problema questo? Sicuramente come ho sottolineato io, ma anche Gian Antonio Rosti, gli obiettivi del trattamento della leucemia mieloide cronica attualmente includono, per un numero di pazienti non sappiamo quanto ampio, la possibilità di interrompere il trattamento, ovviamente in un margine di sicurezza molto più che accettabile, considerando così il paziente, arrivando quindi a provare che il paziente è in qualche modo stato curato. Direi che non è l'unico obiettivo che noi abbiamo in questo momento, perché non sappiamo effettivamente, fatto un numero di 100 nuovi pazienti con leucemia mieloide cronica, quanti dopo 3, 4, 5 anni di trattamento, 6 anni di trattamento, effettivamente arriveranno ai criteri tali che questa pratica, cioè di sospensione del trattamento, può essere iniziata in maniera sicura, perché ricordiamoci sempre che è una malattia neoplastica. Per tutti gli altri probabilmente non è neanche così cruciale. Per tutti, un obiettivo è la qualità della vita. Abbiamo appena finito di parlare degli aspetti sociali della malattia. Avere una buona qualità di vita significa poter reinserire il malato in un contesto sociale, ne abbiamo parlato a lungo in questa sessione di questa mattina. Meno effetti collaterali, meno giornate di lavoro perse, più partecipazione alla vita attiva, meno peso sulla famiglia e così via di seguito. È ovvio che è soprattutto in questa diapositiva l'aspettativa di vita, ma noi in questo momento per la maggior parte dei pazienti ci attendiamo effettivamente una durata della vita comparabile a quella di una persona non malata di pari età.
Ma per interrompere il trattamento? No, sull'assistenza di protocolli. Ecco, ora se ma protocolli ce ne sono, non in Italia in effetti, però non è proibito interrompere il trattamento. Il trattamento può essere interrotto. Quello che non può essere fatto è che il malato da solo, sua sponte, interrompe il trattamento e non frequenta più l'ospedale. Cioè il punto che deve passare è che l'interruzione del trattamento è possibile a particolari condizioni e sotto un controllo medico. Il controllo medico, quello non, in questo momento non mi sento di poter dire che possa essere evitato, anche in assenza di trattamento, quindi una sorveglianza continua del medico con anche delle indagini molto sensibili che ci potrebbero indicare come se la malattia riprende ad avere attività. Quindi in queste condizioni è possibile interrompere il trattamento, chiedere al proprio medico. La sospensione del trattamento equivale sempre a una buona qualità di vita, al miglioramento della qualità della vita? È una buona domanda. Iniziano ad aumentare il numero dei pazienti che hanno sospeso questo tipo di trattamento e si accumulano dei dati che effettivamente possono esserci come se fossero delle sindromi post-terapia con non frequenti veramente, con comparsa di piccoli malesseri articolari e di altro tipo. Direi che è un po' presto per dire, sicuramente lo ritengo a pieno diritto un obiettivo che ha il medico di fronte al paziente, cioè di curarlo il meglio possibile, specialmente se è una persona giovane, per provare a portarlo a essere un candidato all'interruzione del trattamento. È possibile che nel futuro ci daranno una mano anche altri agenti farmacologici. Gian Antonio Rossi ne ha fatto vedere alcuni e altri sicuramente ne verranno. In questo momento quello che è difficile fare è un trial con agenti farmacologici aggiuntivi in pazienti che hanno un basso residuo di malattia, perché questo potrebbe portare in un paziente che ha generalmente una ottima qualità di vita a un peggioramento. Grazie. E Emanuela Omodeo Salè si occupa della farmacia dell'Humanitas. No, dello IEO. Dello IEO. Concorrenza sulla concorrenza. Come a me quando mi dicono Margherita De Bacca del Messaggero, che è proprio una... la continuità del trattamento, della cura territoriale, pone dei problemi innanzitutto sull'aderenza alla terapia in modo corretto del paziente una volta che porta a casa i farmaci dall'ospedale a casa, è così? Sì, allora intanto grazie per l'invito. Io sono qua in duplice veste come responsabile direttore della farmacia dello IEO, ma rappresento anche la Società Scientifica dei Farmacisti Ospedalieri, la SIFO, o il Coordinamento Nazionale dell'Area Oncologica. Io credo che il farmacista possa realmente essere un valido alleato per il paziente e per gli specialisti, per i clinici, alla luce proprio anche della continua evoluzione di queste terapie farmacologiche, perché sempre di più si passa dalla terapia sistemica alla terapia orale. Quindi il paziente, come abbiamo visto prima e come diceva appunto il signor Bombacci, diventa un paziente, il paziente oncologico, un paziente sempre più cronico. Pertanto, mentre l'ospedale gestisce gli aspetti clinici in acuto, il territorio si deve fare carico della cronicità e questo è un problema importante. Infatti sappiamo com'è complesso il paziente oncologico per tutta una serie di parametri che vanno dalle politerapie alle pluripatologie, ai trattamenti di lunga durata, alle condizioni a volte scadenti del paziente e a tutta una serie di prodotti alternativi che vengono di solito presi dai pazienti come i fitoterapici, gli omeopatici, i prodotti omeopatici, gli integratori alimentari, anche farmaci oppioidi e farmaci non oppioidi, per cui sicuramente in questo scenario possiamo pensare e attendere come sia complesso gestire un paziente, qual è il paziente oncologico. Noi abbiamo lavorato come società scientifica dando anche una mano al Ministero della Salute, alla raccomandazione che si occupa della riconciliazione, perché crediamo che il problema fondamentale sia proprio lavorare sulla continuità assistenziale ospedale-territorio, perché la presa in carico dei pazienti affetti da patologie e che sono sottoposti appunto a politerapie da parte di centri specialistici
mettono anche il clinico di fronte a delle valutazioni di prescrizioni farmacologiche che talvolta sono incomplete e lacunose. E quindi questa complessità concettuale ed organizzativa deve prevedere una consistenza razionale nella gestione della terapia farmacologica e del loro monitoraggio, e pensiamo che il farmacista clinico, il farmacista ospedaliero possa essere la figura professionale di riferimento per favorire la corretta riconciliazione della terapia, adottando dei metodi di monitoraggio in collaborazione con il clinico, verificando l'appropriatezza prescrittiva, la compliance del paziente, il profilo rischio-beneficio, le interazioni fra farmaci, le interazioni farmaco e cibo e alimenti, e anche farmaco e medicina complementare. Ovviamente questo cercando di contenere la dispersione di risorse economiche, perché noi parliamo di farmaci che hanno un impatto sulla sostenibilità importante. Questa è proprio la raccomandazione a cui facevo riferimento prima, la 17, che è uscita nel dicembre del 2014, dove il Ministero della Salute ha detto che la mancata riconciliazione della terapia farmacologica può causare gravi danni ai pazienti. Le terapie farmacologiche prescritte nelle trascrizioni di cura possono spesso fra loro avere delle differenze che non sono imputabili a una mutata condizione clinica del paziente, ma che a volte queste differenze sono dette da discrepanze non intenzionali che possono ovviamente creare gravi danni al paziente. È importante, altre due cose importanti su cui lavorare, la farmacovigilanza in oncologia, e qui il farmacista può essere di aiuto in maniera molto importante, perché sempre più questi farmaci nuovi arrivano sul mercato farmaci, molti farmaci nuovi con anche dei dati legati alla sicurezza, perché vengono registrati con dei processi, delle procedure accelerate, quindi il monitoraggio degli effetti collaterali a lungo termine non è spesso adeguato. Molti studi registrativi sono di non inferiorità, quindi la valutazione della tossicità diventa fondamentale. L'importanza della qualità di vita del paziente, come abbiamo sentito ripetere più volte, i nuovi farmaci hanno infatti un profilo di tossicità molto diverso dai classici chemioterapici che conosciamo da tanto tempo rispetto a questi nuovi, e poi molte volte non si tiene conto delle tossicità tardive che non vengono segnalate e spesso sottostimate, come anche le tossicità reversibili, che però devono comunque essere considerate. Io porto un paio di esempi veloci che sono legati, uno, a una cosa che abbiamo fatto all'interno dell'Istituto, su cui stiamo lavorando anche come società scientifica a livello nazionale, perché nel 2011 abbiamo attivato all'OIEO questo sportello farmacia, che è risultata essere una risorsa per l'appropriatezza, la sicurezza e la sostenibilità dei trattamenti. Intanto perché il farmacista fa un ulteriore controllo su quella che è la prescrizione medica. Vengono spesso intercettati errori di dosaggio, di farmaco, modalità di assunzione, posologie e norme di buona conservazione. Il paziente viene formato in maniera adeguata sulle corrette assunzioni secondo l'RCP e anche formato sulla riconciliazione e sulla gestione a casa, perché molte volte il paziente a casa decide di gestire magari la terapia in maniera un po' personalizzata, e quindi quando torna a farsi il carico della terapia che deve recuperare per andare avanti col prosequo, noi facciamo il controllo di quanto il farmaco è rimasto al paziente, quindi siamo in grado di sapere se effettivamente è assunto in maniera corretta. Ovvio che non siamo là a vedere se l'ha mandata giù la pastiglia o meno, però insomma siamo sicuri che la terapia, il dosaggio sia stato mantenuto sotto controllo. E poi facciamo appunto tutta una serie di formazioni, informazioni e supporto sulle interazioni da evitare e sulla gestione degli effetti collaterali. Quindi nel 2014, dopo 3 anni, abbiamo pensato di uscire con questa guida che è stata distribuita ai pazienti insieme a un questionario che insegnava come gestire gli effetti collaterali lievi da chemioterapici. Quindi riportava che cos'era un farmaco, cos'è un farmaco oncologico, se sapevano i pazienti, che tutta una serie di informazioni utili per la corretta gestione, gli effetti sull'organismo, la prescrizione medica come deve avvenire, i cenni sulle vie di somministrazione, i fattori di rischio e le misure di prevenzione, le regole generali per il corretto uso dei farmaci, i metodi per seguire e aderire al trattamento prescritto e le interazioni. Poi dal questionario abbiamo integrato una seconda edizione nel gennaio 2016, dove abbiamo riportato la medicina complementare per il paziente oncologico, quindi fitoterapia e omeopatia, proprio perché era nata questa esigenza dei pazienti di avere maggiori informazioni sulle medicine complementari, le interazioni e i consigli cosmetici per il paziente oncologico, perché sappiamo che purtroppo sempre più sono pazienti giovani che si ammalano, le target therapy danno tanti effetti collaterali anche a livello di rash cutanei, insomma, e di problematiche che a volte rendono la qualità di vita del paziente non proprio performante, perché uno si sente ancora più malato. E quindi abbiamo cercato di dare un valore aggiunto a questi consigli pratici per la gestione della terapia oncologica al domicilio.
Da questi libricini, insieme anche alla SIFO, stiamo lavorando a un progetto unico e condiviso a livello nazionale, che sarebbe quello di arrivare alla definizione di una best practice adottabile dal farmacista nel contributo alla governance della gestione delle terapie orali al domicilio, nell'ottica appunto della multidisciplinarietà col contesto clinico di riferimento, che sia l'oncologo che sia l'ematologo. Un altro lavoro su cui stiamo lavorando, a cui crediamo molto, e che partirà adesso con due date in Emilia-Romagna, quindi dove viene il dottor Rosti, è il discorso del mettere in contatto e creare stretta collaborazione fra il farmacista ospedaliero e il farmacista territoriale o di comunità. Si parte con questo primo progetto pilota insieme all'IRS di Meldola, che ha avviato appunto un progetto sul miglioramento della ricognizione e riconciliazione farmacologica con la collaborazione attiva della rete delle farmacie di comunità, attraverso le quali sarà possibile rafforzare il ruolo dei pazienti facilitando la gestione in sicurezza dei farmaci impiegati a livello domiciliare. E questo ovviamente permetterà di aumentare, di migliorare l'autogestione dei farmaci da parte dei pazienti, oltre che a creare cultura, a fare formazione sui farmacisti territoriali, perché ovviamente di farmaci oncologici hanno scarsa conoscenza. Quindi, no, ho finito. Quindi, quello che magari volevo lanciare, due messaggi che sono: intanto sappiamo appunto che sempre di più stanno arrivando farmaci innovativi in ambito oncologico, però i tempi di accessi, credo che ne abbiate parlato, sono sempre abbastanza critici in Italia. Forse potremmo arrivare, e sarebbe utile arrivare, visto che l'Italia è lunga e stretta, io dico sempre che esistono 21 sistemi sanitari e non uno, alla definizione di un prontuario terapeutico unico nazionale e non più un prontuario terapeutico regionale e poi prontuario terapeutico ospedaliero, perché rallenta ulteriormente il discorso dell'accesso e della disponibilità dei farmaci ai pazienti. L'altra cosa sarebbe quella di, ci stiamo lavorando, di arrivare a una ricetta unica elettronica nazionale, quindi non più una ricetta rossa per regioni, anche perché si sta andando verso la dematerializzazione e l'informatizzazione, quindi anche questo sarà un obiettivo a cui noi tendiamo in maniera importante, insieme anche con i farmacisti titolari, con i farmacisti di comunità. E l'altro, le possibilità di utilizzare i registri dell'AIFA, perché sono sicuramente registri utili, ma per come sono strutturati adesso no, perché creano un sacco di problemi e non danno tutta una serie di informazioni di ritorno che potrebbero essere utili ai clinici per fare tutta una serie di valutazioni e ricontrattare anche con le aziende eventualmente accordi economici sicuramente più interessanti. E poi l'ideale sarebbe riuscire a interfacciare questi registri AIFA con le cartelle cliniche informatizzate, per non chiedere ai medici di inserire 40 volte le stesse informazioni. Basta, ho finito. Allora, Luciana Florio, coordinatrice AIL della Calabria. Sì, a proposito di distribuzione farmaci, qui la distribuzione per conto. Come? Che cos'è la distribuzione per conto? Sì. Che cos'è? Ripetiamolo in modo semplice. Sì. E poi è un modello che esiste in Calabria, ma potrebbe essere esportato, se sì, efficace. Vediamo. Ci provo a dire quella che è stata l'iniziativa fatta in Calabria. Mi collego a quello che ha detto la collega dell'IEO. In effetti, siccome oggi ci è stato detto che su streaming la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando sono dei pazienti, quindi cerchiamo di dare delle informazioni e di vedere come possiamo andare incontro ai pazienti. In effetti i pazienti, oltre alle problematiche legate ai posti di lavoro, alle mansioni eccetera, uno dei cruci proprio più importanti dei pazienti è proprio l'accesso alle cure. In effetti, quando, nel momento in cui sono ricoverati, diciamo che sono in un ambiente protetto e si sentono più tranquilli, ma quando poi vanno sul territorio hanno chiaramente il terrore di non trovare il farmaco. Gli ostacoli sono tanti, due fattori principali in effetti influenzano questo. Uno sono i 21 sistemi sanitari regionali. Purtroppo questa benedizione che ci è venuta dalla modifica del titolo quinto chiaramente ci ha portato a 21 sistemi sanitari regionali. Quindi prima il momento dell'attesa da parte del paziente e dei clinici del farmaco innovativo, come diceva il professore prima, l'attesa, le aspettative per le nuove terapie e quindi già i percorsi sono abbastanza lunghi. E poi l'accesso nella propria regione, perché ogni regione ha un sistema diverso
di immettere poi sul sistema, sulla filiera, il farmaco. Noi in Calabria abbiamo già dal 2010 avevamo iniziato un'esperienza con il sistema della distribuzione per conto, la famosa DPC, per una serie, un elenco abbastanza corposo di farmaci destinati a pazienti con patologie severe. È stata un'esperienza abbastanza positiva. Sì, in effetti come funziona? La Regione fa un accordo con le farmacie private convenzionate per la distribuzione di questi farmaci. Questi erano farmaci che venivano prima distribuiti esclusivamente attraverso le strutture delle aziende sanitarie. Stipulano questi accordi con la Federfarma, che sarebbe l'associazione dei farmacisti titolari, e ADF, che sarebbe l'associazione dei distributori intermedi. La Regione acquista i farmaci a dei prezzi concordati con le aziende farmaceutiche, quindi a dei prezzi agevolati, dopodiché acquista questi farmaci e vengono consegnati al distributore capofila. Nel caso nostro noi abbiamo un unico distributore regionale, la scelta non è stata a caso, ma in effetti ci siamo resi conto che con molti distributori tutte le giacenze venivano polverizzate nei vari distributori a raggiera, per cui tutto questo richiedeva un investimento maggiore, quindi più giacenze, più rischi di scaduti, eccetera. Quindi abbiamo costituito un unico distributore capofila, dopodiché attraverso una piattaforma informatica il farmacista titolare che cosa fa? Nel momento in cui arriva il paziente con la ricetta rossa richiede sulla piattaforma il farmaco. La piattaforma gira su tutti i depositi che hanno a disposizione questo farmaco e per regolamento il farmacista deve consegnare il farmaco entro 12 ore lavorative, però praticamente in effetti sì, molto efficace. In effetti volevo dire che se in effetti il farmaco viene richiesto la mattina, la sera viene consegnato, o se viene richiesto la sera, al mattino dopo, per cui è subito a disposizione. Questo è un sistema molto efficace. Per quanto riguarda questi farmaci in particolare, noi nell'anno 2015, da luglio 2015, abbiamo iniziato ad inserire in questo gruppo di farmaci anche un farmaco per la leucemia, che è l'imatinib, che è il primo, già un farmaco consolidato, quindi i pazienti lo prendono da una vita, i pazienti cronici. In effetti abbiamo inserito questo farmaco, i pazienti sono stati contentissimi, però ovviamente dovevamo superare delle criticità e questo è molto importante, perché l'AIFA, come si diceva stamattina, purtroppo ogni tanto l'AIFA tira fuori dal cilindro qualche gatto nero, in effetti ci ha detto che questi farmaci potevano essere trasferiti in distribuzione per conto. Io ho un gatto nero bellissimo. Di solito è segno di... di fortuna. Sì. Appunto. Per cui in effetti questo lo doveva, tutto questo si poteva fare in ISO risorse, cioè noi non avremmo dovuto spendere niente di più rispetto alla distribuzione attraverso le strutture. Questo era impossibile perché le farmacie ovviamente hanno dei costi, quindi dovevamo superare questo scoglio che era molto importante e è stata chiesta la collaborazione delle aziende farmaceutiche di poter recuperare i costi della remunerazione. Le aziende in Calabria ci sono venute incontro, anche perché siamo una regione sotto piano di rientro. Siamo stati affetti anche noi da questa grave patologia già da parecchio tempo, per cui sono venuti incontro. Ed esiste questo modello in altre regioni?
Allora, questo modello in altre regioni no. Siamo stati la prima regione a fare questa esperienza, è stata un'esperienza positiva perché garantisce tante cose. Innanzitutto la certezza di trovare il farmaco, perché il farmaco è in un distributore e poi viene distribuita alla raggiera, però abbiamo un sistema che la piattaforma, nel momento in cui si fa la richiesta, gira su tutti i depositi che sono presenti sul territorio della regione Calabria, per cui anche se noi avessimo una bassa giacenza, se c'è solo un pezzo, quel pezzo lo recupera lì dov'è, quindi un'assenza di mancanti, il farmaco è sempre a disposizione, un budget dedicato, e questo è fondamentale perché molti pazienti ci riferivano che quando andavano a ritirare il farmaco alle volte non lo trovavano, dovevano fare dei viaggi abbastanza lunghi, 50-60 km, quindi avere delle spese anche per sostenere delle spese per gli spostamenti, e alle volte venivano consegnati uno o due blister, perché purtroppo il farmaco non c'era, perché oggi sappiamo che nelle aziende sanitarie le risorse sono scarse e quelle poche che ci sono non vengono destinate ai farmaci, ma prevalentemente a tante altre Luciana, cose. Devo interrompere, sì. Intanto ci sono poi altre domande, a meno che tu non abbia un'informazione. Sì, 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 io solo una cosa volevo evidenziare, io per andare di fretta non ho fatto vedere niente, voglio solo precisare due cosine. La differenza per questo paziente, che cosa in effetti cambia per il paziente? Il paziente, l'unica cosa, che l'unico adempimento che gli rimane ancora a carico del paziente è che deve recarsi ancora alla struttura una sola volta. Nel momento in cui viene fatto il piano terapeutico deve andarlo a validare, ad autorizzare, perché, come diceva la collega farmacista prima, è importante che questo primo approccio con il paziente ce l'abbiamo noi, perché dobbiamo controllare il piano terapeutico, se c'è qualche problema di errore nella diagnosi o di qualsiasi altro errore nella formulazione eccetera, noi interveniamo con il centro. E poi un'ultima cosa ed è finito. Ho finito. Questo solamente perché il medico di medicina generale, dove passa il paziente. Tanto diciamolo a parole, senza guardare. Sì, lo diciamo a parole, non lo guardiamo. I medici di medicina generale non avevano mai visto questi farmaci e non li conoscevano, quindi poteva essere pericoloso mandarlo dai medici di base. In effetti noi abbiamo fatto dei corsi di formazione e abbiamo fatto delle schede dove abbiamo informato il medico di base di che cosa si trattava e come dovevano gestire questi farmaci. Grazie. Scusatemi, allora passiamo alle domande, ne sono arrivate tante. Cominciamo Rosti. Che... Sì. Allora, leggo. Salve, sono Mariella, ho 33 anni, Messina. Da marzo ho scoperto di essere affetta da leucemia mieloide cronica e ho già cambiato due farmaci. Il Tasigna dopo un po' di mesi mi ha creato un sacco di allergie, poi lo Spricel e dopo un po' rossore in viso. Il medico ora mi ha dato quello, mi sono appena collegato e ho sentito dire che si può anche guarire. Questa è una cosa che mi rincuora, perché l'idea di avere questa malattia non mi consente di vivere serena. Vorrei sposarmi e avere figli, ma ho saputo che bisognerebbe interrompere la cura. Credete sia possibile anche per me? E dopo quanti anni? Questa l'ho letta perché denota una confusione, cioè una mancanza di informazioni di base. Allora, è possibile che lei, questa paziente, scopre che si può guarire adesso, collegandosi con noi? Sì, hai ragione. Questa parola guarigione applicata alla leucemia mieloide cronica va messa un po' tra virgolette, però è una forma di guarigione, va bene, ci siamo capiti. È possibile fare terapia per anni e poi sospendere. È possibile fare terapia per anni, sospenderla e andare incontro a una gravidanza. Queste possibilità Fabrizio Panne le aveva prima rapidamente elencate. È evidente che avendo noi a disposizione 5 farmaci adesso efficaci, io amo dire non siamo autorizzati a sbagliare non possiamo fare neanche errori veniali. Noi siamo fortunati come medici che hanno a disposizione tutto ciò, non possiamo sbagliare, e anche se il medico non sbaglia, è perfetto, è evidente che qualche volta la malattia, per motivi
biologici di resistenza non risponda prima a un farmaco poi all'altro. Ecco, quindi la sopravvivenza a lungo termine è paragonabile alla popolazione cosiddetta sana normale. Ancora qualche residuo c'è da fare per portare il tutto all'ideale sempre che esista. E in ogni caso, ecco, io inviterei questa persona a frequentare non tanto internet generico, perché l'internet generico, io meno personalmente, quando l'ho dovuto fare per motivi personali, non ho capito un accidente, poi mi sono affidato allo specialista che mi ha detto le cose, l'internet generico, pur da medico, ma ci sono sia il sito web di AIL Pazienti, e per chi ha dimestichezza con la lingua inglese, ce ne sono anche naturalmente di gruppi analoghi, con i quali entrare a contatto, discutere, verificare. Quindi, e l'informazione in generale è un poco carente, perché a parte i grandi centri che hanno la fortuna di avere tempo e persone dedicate, in centri molto piccoli la leucemia cronica è bistrattata, nel senso che è la più fortunata di tutte ed è considerato un problema risolto. Ci si dedica poco tempo e poi viene fuori la scarsa informazione e questo tipo di domande. Ma rispondiamo all'amica che ha tutte le possibilità ancora di fronte, perché ho capito che ha interrotto un farmaco per intolleranza e mi auguro che invece la risposta sia buona. E se il problema è l'intolleranza, in questo caso al nilotinib, ci sono applicate bene risorse alternative. Grazie. Una domanda specifica per Pane. Ho 35 anni e una diagnosi di mieloide cronica. Mi è stato suggerito di iniziare il trattamento con un inibitore di prima generazione. Le sembra corretto? Abbiamo recentemente riguardato tutta la casistica dei pazienti italiani inseriti negli studi GMEIMA. E tutto sommato si può notare che più che l'età in questa malattia possono pesare quindi sulla scelta dell'inibitore di prima generazione rispetto a quello di seconda generazione la presenza di comorbidità e terapie concomitanti. Capisco bene che è difficile a 85 anni non avere una patologia concomitante o almeno uno o due farmaci che vengono assunti già cronicamente. Però non, l'età di per sé, questo, sto sottolineando questo perché l'età di per sé non è un ostacolo assoluto a assumere un inibitore di seconda generazione. L'inibitore di seconda generazione deriva da quello di prima generazione, migliorandone l'affinità verso il target e l'efficacia. Quindi, teoricamente, riducendo gli effetti collaterali, avendo la maggiore affinità sul target, e almeno a parità di efficacia. Quindi ritengo che al di fuori di controindicazioni suggerite, il diabete nel caso del nilotinib, oppure essere un fumatore o broncopneumopatico cronico nel caso del dasatinib, non ci sono delle preclusioni assolute a utilizzare un farmaco di seconda generazione, ricordando che poi il dosaggio può essere anche adattato, attenzione, perché mi sembra che qualcuno prende un po' troppo alla lettera quello che è il foglietto illustrativo e che da scheda tecnica. Quello è il dosaggio iniziale, se il paziente non lo tollera si può tranquillamente ridurre e il farmaco risulta sicuramente molto più tollerabile con un'efficacia molto buona. Quindi la risposta qual è? La risposta è che non c'è una controindicazione assoluta. Non abbiamo ancora ben chiare le idee su qual è la migliore strategia terapeutica iniziale. Gian Antonio Rosti ha ricordato che il GMEMA si è mosso in questo senso, iniziando uno studio randomizzato appunto che confronta farmaco tra virgolette vecchio e farmaci più nuovi.
Grazie. Allora Rossi chiede, non so se l'abbiamo già detto prima, i casi di interruzione della terapia riguardano solo i pazienti trattati con imatinib? No, tradizionalmente c'è più esperienza con i pazienti trattati con l'imatinib, perché l'imatinib è venuto prima e sappiamo bene come, a parte altri parametri, la durata della terapia sia una variabile importante per aspettarsi una durata più lunga di periodo di non trattamento. Però ci sono esperienze anche con il nilotinib, con il dasatinib, che sono arrivate un po' più tardivamente perché sono farmaci che usiamo da meno anni. Quindi, anzi, uno dei challenge, uno delle domande che stiamo facendo è la qualità della risposta profonda che è necessaria per interrompere. Sarà la stessa usando l'imatinib, che è un farmaco molto efficace, ma certamente meno potente in sintesi di quelli che sono arrivati dopo, oppure la qualità sarà la stessa? Ed è una domanda a cui risponderemo nei prossimi anni, perché nella melodia cronica ci vogliono anni di tempo per rispondere. Qui ci sono diverse domande, ma molto molto specifiche. Addirittura un ingegnere che saluto chiede se è possibile, nel suo caso specifico che descrive, fare una previsione sui tempi di guarigione auspicata, sospensione della terapia. Non dico la, perché è proprio MR4, HD12, CB7002, cioè sui tempi, se vuoi te lo faccio leggere così. Sui tempi ingegneri. È questa. Questo signore fa una domanda molto specifica. Magari alla domanda specifica posso rispondere anche personalmente, però cogliere il punto, che nella prossima versione delle linee guida ILN, che saranno pubblicate l'anno prossimo, una delle novità sarà quella che cercheremo di individuare quale sia la durata minima di terapia prima di poter pensare alla discontinuazione. Non daremo la durata massima, ma almeno una durata minima. Al momento mi sentirei di dire che, guardando la variabile tempo, interrompere prima dei 4-5 anni sia un pochino, non azzardato perché non è pericoloso, ma si perde la risposta prima, e l'importante è avere almeno 24 mesi durante i quali il monitoraggio molecolare ha documentato che la malattia è ridotta ai minimi storici. Ecco, questi sono però ancora dei parametri precisi, non ci sono. Si sa che quanto più a lungo dura il TKI, l'inibitore prima, tanto più a lungo o tanto migliore è l'aspettativa di vita senza farmaci. Allora, grazie. Avverto chi ha mandato delle domande molto molto specifiche che riceveranno la risposta online, che è meglio. Invece chiedo a Bombaci una sola cosa, ma in due parole. Quel 2% di 20% di pazienti che non prendono volontariamente il trattamento, ma perché? Allora, lo studio che avevamo fatto era su 2546 casi di tutto il mondo, quindi ci sono anche gli americani che il farmaco lo pagano, come altri paesi dove il farmaco si paga, quindi alcuni sono quelli. Però in Italia, che abbiamo fatto l'analisi anche su carta, penna e carta come si dice, praticamente i risultati sono analoghi. Quindi non è solo un fattore economico, ma perché non mi sento bene, ho i problemi di intolleranze, di problemi di reazioni allergiche, mi sento stanco, e di solito per aggredire gli effetti collaterali, di solito una mancanza di comunicazione medico-paziente, perché se questi pazienti riuscissero ad andare a raccontare queste problematiche e i medici, senza volerne, avessero il tempo di ascoltarli, alle volte si potrebbero indirizzare queste non compliance e si potrebbero percepire. Per questo abbiamo messo in piedi il progetto con le infermiere, per cercare la presa in carico di una persona che riesce ad avere più tempo da ascoltare e creare più un feeling con i pazienti per poter indirizzare questi casi. Allora, grazie. Posso? Sì. Tre secondi. Certo. Sì. Ho sempre vissuto
la non aderenza dei pazienti come un problema dei pazienti, è un problema del medico. A tennis la palla si butta in due da una parte e dall'altra. Quindi è inutile in un certo modo, non dico non che stia addossando delle colpe, però è il paziente che non lo prende. Il paziente non lo prende se non c'è un rapporto buono col medico, che a sua volta non lo educa, e nel lungo termine, che è la cosa noiosa se volete, è la prima domanda da fare dopo 10 anni è: hai preso il farmaco una certa regolarità? Fino a rischiare di farsi mandare a quel paese del paziente, dice ma l'ha chiesto 6.000 volte in 10 anni, va bene, non importa, ma è il medico che col paziente fa team e fa squadra. Quindi io adoro le infermiere che possono essere utili, però santa pace, chiedere al il medico a tutti i monitoraggi è la prima domanda. Che deve fare. Allora, grazie, abbiamo concluso, concludiamo con messaggi credo molto interessanti diretti di diretta utilità dei pazienti. Grazie.